un ritrovo di un incontro delizioso, la modalità di rettitudine. Dice lui: se sei il mio amico, allora ami per affetto, non per riconoscere. Come la via dell'amicizia è disegnata dal cielo, così anche la saggezza. Ricci riconosce che la saggezza cinese è un tesoro donato da Dio. La Bibbia dice che la sapienza è un tesoro inesauribile per gli uomini. Quanti lo acquistano, ottengono l'amicizia con Dio. Un altro posto dice anche: nulla Dio ha se non chi vive con la sapienza. Allora, come vivere la sapienza così da poter diventare l'amico di Dio? A questa domanda Ricci risponde distinguendo il corso della natura, cursus naturae, dalla legge naturale, lex naturalis. Il corso della natura è determinato dal cielo, ma il cielo esige dagli uomini che vi si conformino tramite scelte libere, motivate dall'opera popolare. Questo ultimo viene percepito come legge naturale, in senso morale. Secondo il corso della natura, gli uomini ricevono le tue mani senza il loro consenso. Ma secondo la legge naturale, hanno la libertà e obbligo usare le mani per fare il bene e evitare il male. L'amicizia, quando segue il corso della natura, sfocia nella gratificazione, ovvero nella felicità, ma quando segue la legge naturale, essa ci conduce all'obbligo di coltivare le virtù. In questo senso, nell'amicizia convergono felicità e virtù. Dice lui: la virtù duratura è ottimo alimento per l'amicizia perenne. Nell'esperienza dell'amicizia, Ricci trova consonanza anche tra l'armonia confuciana e la comunione cristiana. Poi l'armonia confuciana e secondo la tradizione cinese, l'armonia si realizza nei rapporti. Ci sono cinque rapporti importanti, cioè tra imperatore e suddito, padre, figlio, marito e moglie, fratello maggiore e fratello minore, amico e amico. Tra le cinque relazioni, quella dell'amicizia è fondamentale e infatti penetra tutte le altre relazioni in modo armonioso. Perciò il libro dell'Invariante Mezzo dice: l'armonia è la via universale di tutto ciò che è sotto il cielo. Come realizzare la cosiddetta armonia? Nel Jiaoyulun Ricci propone la via della comunione, dicendo: le cose degli amici sono tutte in comune. Io, Zhu, Xi, Gong. Ricci sa anche l'amicizia è legata alla comunione cristiana, come rappresentata nel libro degli Atti degli Apostoli. Tutti i credenti poi stavano riuniti insieme e avevano tutto in comune. Conclusione: che cosa ci ha lasciato Ricci? Un'indagine sul significato delle antiche concezioni filosofiche e culturali, una strategia visionaria accomodante, e cioè capace di settore, e qualche metodo di scienza naturale. Tutto questo e molto di più. Ricci ci ha indicato una via, la via dell'amicizia, che agevola uno scambio tra culture e che promuove l'armonia nella società e nel mondo. Ricci elaborò questa visione grazie alla sua mentalità di lingue e che gli premise
di attingere da due grandi tradizioni, quella occidentale e quella orientale. Il XXI secolo non sarà il secolo, cinese, dove il hamburger of McDonald's verrà sostituito dai ravioli di Pechino, per i cinghiali. Però la Cina è capace di giungere al punto di trasmare insieme con gli Stati Uniti, con l'Unione Europea, lo sviluppo in Asia, Africa, Medio Oriente e America Latina, seguendo un progetto di globalizzazione che sfida il progetto attuale dell'Occidente. Con che cosa? La Cina può influenzare il mondo con socialismo di stile cinese? Forse sì. Ma l'influenza deve essere interculturale. La via dell'amicizia, come suggerita da Ricci, comprende gli elementi fondamentali dell'esistenza umana: fratellanza universale, trascendenza divina, saggezza umana. In tal modo, la vera amicizia è in favore del socialismo, purché le cose degli amici, sia spirituali che materiali, sia culturali che universali, siano tutte in comune. In fin dei conti, non è più hamburger di McDonald's o la pizza napoletana. Ogni dei cinghiali che conta, invece dell'amicizia, che ci aiuta a mettere tutte le cose in comune. Grazie. Lo dice soprattutto il suo primo ministro, Wen Jiabao, che questa armonia scrive ancora molto, perché appunto non esistono ancora questi stili comunitari, ma c'è invece un gruppo di persone, mi pare che c'è l'ultima statistica, dice lo 0,7 della popolazione cinese ha oltre il 70% della ricchezza della Cina, mentre tutto il resto della popolazione ha pochissima ricchezza. Quindi sono squilibri sociali, squilibri di giustizia, e ci sono quindi stridori dentro questa armonia. La proposta, penso, di padre Savio Hon di rileggere invece l'armonia nelle sue categorie più profonde, ossia la fraternità universale, secondo la trascendenza di Dio, quindi il fatto che ogni uomo abbia un punto di riferimento più grande di sé e ogni popolo abbia un unico punto di riferimento più grande di sé. E tutto questo creerebbe veramente le basi, può creare le basi per una fraternità tra i popoli di cui molto, moltissimo si sente l'esigenza proprio adesso, in cui invece sembra che tutto sia competizione e conflitto. E l'ultima cosa che volevo ricordare a questo proposito è, diciamo, questi esempi che ha fatto il padre Savio sui ravioli di Pechino, gli hamburger di McDonald's, eccetera. Ero veramente preoccupato nel leggere su un giornale alcuni giorni fa un'analisi della Cina contemporanea da parte di un professore italiano di un'università del nord, in cui diceva: ecco, vedete, i successi economici della Cina, e quindi diciamo questo stile di lavoro della Cina, questo socialismo con le caratteristiche cinesi, sono ormai il modello attraverso cui tutto il mondo può avere lo stesso successo economico della Cina. E poi, dopo diversi paragrafi in cui spiega questo successo della Cina, il fatto che la Cina abbia superato la crisi economica più facilmente degli altri e così via, dopo tutto questo dice: sì, dice, ci sono alcuni problemi sui diritti umani, sul rispetto dell'uomo, il figlio unico, le morti forzate, sono tutti questi problemi. Però dice: questi sono
cammino, del cammino di successo. E questo è appunto, io trovo che sia un modo in cui non avviene questo dialogo tra l'Oriente e l'Occidente, in cui quindi un occidentale, diciamo così, si mostra una specie di aedo di corte di Pechino, no? In cui appunto dice soltanto gli elogi, dice soltanto gli incensamenti di Pechino. Una delle frasi che ha citato Padre Sabio appunto diceva che gli amici si dicono anche la verità. Fa parte dell'essere amici il dirsi la verità. Invece fa parte di un modo politico di lavorare, politico e certe volte menzognero di lavorare, questo di non dirsi la verità. Questo che invece noi speriamo che avvenga sempre di più con il popolo cinese e anche con il governo cinese, perché in alcuni strati del governo cinese c'è davvero la ricerca di un cammino che porti proprio questa armonia dentro la società cinese, di cui c'è enorme bisogno. Un ultimo intervento è il professore Giuseppe Gin, che come vi dicevo è un esperto di cultura occidentale e che, essendo appunto cinese, ha studiato tantissimo anche la cultura cinese, ho voluto che lui ci parlasse per vedere appunto cosa sta succedendo nell'eredità di Matteo Ricci in Cina, cosa è successo con la proposta dell'amicizia, la proposta di un confucianesimo religioso che ha fatto Matteo Ricci al suo tempo, no? E vedere che cosa la Cina ha costruito poi durante i secoli e anche vedere quali sono le urgenze di un dialogo attuale tra l'Oriente.